Allora, ciao a tutti. Oggi location leggermente differente. Siamo all'interno del mio studio, fuori piove e quindi sono costretto a fare questo video qui all'interno. Devo andare oggi a piantare le ghiande, diverse ghiande che ho. Oggi piantiamo queste più ciccione, più grandi. Devo se le mette a fuoco. Queste più grandi sono delle ghiande di Quercus troiana, quindi di fragno. Queste sono invece ghiande di leccio, mentre queste più allungate che si vedono qui sono delle ghiande di quercia spinosa, quindi di Quercus coccifera. Qui ancora ho dei lecci, qui sono tutte ghiande di coccifera. E tutte quante queste le vedete già aperte, spaccate. Per quale motivo le vedete così spaccate? Perché io le ho lasciate come queste in acqua per 1/2 settimane. Quindi adesso va bene, quando sono in acqua poi si aprono e sono pronte a quel punto per essere interrate. Noi oggi cosa faremo? Andremo a creare innanzitutto dei vasetti come questo. Adesso vi mostro anche un attimo come. Dei vasetti come questo, ottenuti da delle bottiglie di plastica. Praticamente, non so se riuscite a vederlo, è più alto di una bottiglia di plastica perché ho unito la parte di sopra della bottiglia, questa, con la parte di sotto della bottiglia questa, e si ottiene un vaso leggermente più alto per poter permettere alle radici delle querce di poter andare subito più in profondità, perché sono insomma delle radici che hanno bisogno di scavare subito in profondità. Quindi ecco, come vedete, nulla di complesso, fondamentalmente si toglie la parte della rientranza, si uniscono incastrandole semplicemente l'una nell'altra le due bottiglie e poi con il nastro carta lo vado a chiudere, semplicissimo e anche abbastanza veloce. Ecco qui quindi il nostro vaso più alto rispetto solo al fondo della bottiglia, leggermente più alto. Sfruttiamo un'unica bottiglia per ottenere un vaso. Il nastro carta ci serve anche perché poi con un pennarello andremo a segnare quale delle nostre ghiande abbiamo piantato all'interno di questo vasetto, così avremo tutto sotto controllo. Ok, adesso come potete vedere abbiamo creato i nostri primi vasetti, per adesso sono 16, ho molte più ghiande da piantare. Mi raccomando, assicuratevi sempre di fare, ecco, cadono tutti. Assicuratevi sempre di bucare il fondo, non so se si riesce a vedere in questo momento, cercate comunque di bucare il fondo, perché così l'acqua può defluire e è una cosa molto importante. Va bene, adesso assembliamo e le riempiamo di terra e poi piantiamo le ghiande che sono sempre lì. Allora, stiamo piantando i fragni in questo momento, sono queste ghiande più grandi che sono state lasciate appunto in acqua per un po' di tempo, credo 2 o 3 settimane. Come vedete si sta cominciando ad aprire e quindi vanno piantate in questo momento. Nulla, come ho fatto vedere quindi in altri video, si lascia la punta rivolta verso il centro, si spinge un po' giù e poi niente, poi si ricopre con la terra e nulla, e si annaffia. Però io adesso questi sono, qui dentro ci sono tutte ghiande di fragni, me ne rimane credo solo una. E quindi appena terminerò queste, poi comincerò a piantare anche i lecci e quindi passiamo ad interrare anche le ghiande
di Quercus ilex, che è il leccio. Anche questa, come vedete, era in acqua, si è aperta e quindi è il momento di metterla in terra. Come prima la spingiamo leggermente sottoterra e poi la ricopriamo. Dopodiché andremo a scrivere qui con il pennarello, il nostro pennarello, andiamo a scrivere leccio in modo da riconoscerla in futuro e niente, e la innaffieremo. Infine, per evitare poi in un futuro che quando ci saranno le radici e si saranno sviluppate tanto da arrivare sulle pareti del vaso, queste possano essere intaccate dai raggi solari e possano, insomma, le piantine subire dei danni, ho messo tutto all'interno di un sacco nero della spazzatura e in uno ce ne entrano 15, quindi di piantine. Sono in questo caso 7 frani e 8 lecci. Oh, allora, dopo che abbiamo piantato tutte le nostre ghiande, adesso vi faccio vedere il risultato finale. Queste sono tutti i nostri vasetti che abbiamo creato. E adesso non ci rimane altro che aspettare, che le ghiande, insomma, germinino sottoterra, e che spuntino le prime piantine. Quindi ci rivediamo, spero prestissimo con le prime foglioline.